Signore e signori, in questo video Nirola mi sfiderà cercando di riguadagnare i soldi che io vinto con gli indovinelli. Ma sai come, sapete che sfida mi fa? Vuole disegnare il mio cugino George. Ma secondo voi io lo so disegnare George? Eh? E voi lo sapete disegnare il mio cugino George? Allora mi raccomando, guardate tutto il video per vedere chi vincerà questa sfida all'ultimo disegno. Amici, sapete che in questo periodo Isotta mi ha battuto agli indovinelli e ha vinto un sacco di soldi. Ecco, e quindi io oggi cercherò di recuperare quello che ho perso e anzi anche di guadagnare qualcosa con una challenge incredibile all'ultimo disegno. Guardate fino alla fine perché questa volta finalmente vincerò. Ecco, Isotta! Che c'è? Vieni un po' qua! Che c'è, Nico? Allora, socio, ho in mente di fare una cosa. Che c'è niente di fare? Questo quando c'è niente di fare, le cose mi preoccupo. Allora, io ti propongo, socio, siccome hai vinto un sacco di soldi con le challenge. Certo, con gli indovinelli sono gravissima. Io adesso, Isotta, ti propongo una cosa. Metto in palio tutto quello che hai vinto e anche di più sono 1000 euro. 1000 euro? Wow! In questa challenge di disegno. No, devi aumentare la costa, se no niente, ciao. Ma come, no, lo sapevo di qua, dai! Che, devi aumentare la costa? Allora, ci siamo, no, ancora no, ancora no. Una banana che sarà mai, una colazione, ciao. No, mi sono, vieni, 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 due. Allora sì, ok, ci sto. Allora, 1000 euro e 2 banane. Sì. Allora, mi raccomando, seguiteci fino alla fine. Perché ci sarà soltanto una vincitrice, non un vincitore. Disegniamo Giorgio. Lì vinco quasi, che sono a scimmia. È cugino mio Giorgio, lo sapete? Prendiamo spunto da Easy Baby Drawing. Sì, la sua foglia. Allora, ma dite! Ce la chiamo! Ma Nico, però non c'è colore, eh! No, lo coloriamo pure. No, no, Nico, allora non ci sto, non c'è. No, dai, vabbè, va bene, va bene. Senza colorarlo, vai! Fight! Vai! Cominciamo alla nostra challenge, vai! Per fare questo disegno di George si parte dagli occhietti, bisogna fare gli occhietti, così, con le pupille dentro, poi il naso. Ecco, una volta fatto il naso, andiamo a fare la mano che sta davanti, così, capito? Andiamo a fare la forma del viso, la bocca, ecco, e da qui costruiamo tutto il resto. Oh, mi raccomando, non fate io mi è venuto il braccio un pochino troppo grande, mi raccomando, state attenti alle dimensioni, eh. Ecco, una cosa che per me è soltanto difficile sono le dita. Le dita non bisogna farle troppo cicciotte, perché sennò non viene bene, capito? Attenzione a non fare le dita troppo cicciotte, sennò vengono un macello. Tada, finito! È un gioco da ragazzi per me disegnare George, perché, vi dico la verità, l'ho provato tante volte. A Nicola firma? Bisogna mettere anche la firma, ovviamente. E ecco qua. Allora, cara Isotta, mi dispiace per te, ma io sono soddisfattissimo del mio lavoro, ho fatto un capolavoro. Anche che detto capolavoro, ah! Allora, questo è il mio bellissimo disegno. Cioè, questo sarebbe il capolavoro? Sì. Anche tutto non ci capisce. Ma come no? Guardate, è bellissimo. Guardate. Insomma, questo sarebbe George? Questo sarebbe George, sì, esattamente George. Ecco. Allora adesso vediamo. Vediamo tu che hai combinato. Adesso vado a prendere. Sì, vai. Sì, non vi aspettate chissà che, perché Isotta disegna. No, ecco io. Non ha neanche cominciato. Ma che sei tonto, giralo! Ah, scusa. Eccolo. C'è Nico? Ti piace? E questo l'hai fatto te? E chi l'ha fatto, se no stavo lì? Oddio, Che? Ti piace? Visto molto più carino del tuo, ti! Ci mette, secondo voi chi ha vinto?
ha vinto, io decido. Allora, Ho vinto io. Dai, grandi di tutti e due, fammi vedere. Sì, sì. Io intanto vado alla giuria. Ma tu vai. Alla giuria. Che fa la giuria? Allora, eccoli qua, questi sono i disegni. Ecco, uno è di Isotta e uno è il mio. Secondo voi qual è più carino? Scrivetelo nei commenti. Enrico, rendi il giudice. Adesso arriva il giudice, andiamo, aspettiamo che arrivi il giudice. Allora Cesare, ti ho chiamato perché ti dico il giudice. Il giudice? Io il giudice? Sì, il giudice. Ok, ci sto, di che? Ah guarda, dovresti valutare questi due disegni e dire quale secondo te è il migliore. Ok, questi due disegni? Sì. Io sono il giudice? Sì, Cesare. No, mi devi chiamare vostro onore. Ok, vostro onore, qual è il migliore? Ma perché vostro onore? Perché se sono il giudice mi devi chiamare vostro onore, lo so io. Ah, vabbè. Vostro onore, qual è il verdetto? Allora, se ti devo dire la verità, uno vince a mani basse. Allora, secondo me vince Isotta. Ciao ragazzi. Ciao Cesare. Vostro onore. Arrivederci vostro onore, grazie. Sta challenge l'ha vinta Isotta, quindi ecco a te le due banane. Ecco a te. Anniconte, dimentichi qualcosa? Erano tre? No, Anniconte, dimentichi qualcosa? Che... Nicola! È tutto registrato, Giudice! Vostro onore! Sordi! Oh. Ecco, mi auguro a me. Vieni, so, vieni. Eccoli. Ho vinto 1000 euro. Amico, secondo me sono diventata la scimmia più ricca del mondo. Anzi, forse Giorgio è più ricco. Forse sì. E te, Nico, forse sta diventando il ventriloquo più povero del mondo.